Iniziata in aula la discussione della seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023, investimenti riprogrammati e spostati sull'anno 2022 per 124 milioni di euro, 53 milioni destinati alla sanità. Presentata a Palazzo Pegaso la campagna di comunicazione per il contrasto alla violenza di genere, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del 1522, il numero unico per denunciare le violenze contro le donne. L'Aula ha iniziato la discussione della seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e degli interventi normativi collegati. A illustrare le due proposte di legge in Aula è stato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. Bugliani ha spiegato che la seconda variazione e il collegamento prevedono 49 milioni di nuovi interventi in spesa corrente, incremento delle risorse sul fondo di riserva spese impreviste per 35 milioni, interventi aggiuntivi per circa 54 milioni sulla spesa di investimento, di cui 53 destinati alla sanità. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza, ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni, ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023, questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. C'è anche una cifra consistente, 3 milioni e mezzo di euro nelle annualità 2022-2023, che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. Questo perché sappiamo tutti che le stime che si danno al 31 dicembre di quest'anno con riferimento al fondo sanitario sono stime che possono far registrare una perdita e quindi prudenzialmente la Regione Toscana, in attesa di opportune determinazioni da parte del governo, ha deciso di accantonare una cifra consistente proprio per evitare che si registri una perdita nel bilancio del sistema sanitario regionale. Il nostro è stato un voto positivo, una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi, no all'aumento delle tasse, serviva a fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della Regione, quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta. Nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole, rispetto a degli interventi necessari, urgenti, a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi. Abbiamo presentato un emendamento in merito, abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana. La Lega vota convintamente
contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture, perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione, la chiarezza appunto sulla programmazione. Questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana. Questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità, e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio, della Giunta regionale, il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara. Noi chiediamo che Gianni sia presente, invece è continuamente assente, sia in commissione e anche oggi in aula. Io fino adesso non l'ho sinceramente visto. Quindi è necessario che ci sia più chiarezza, più coraggio, perché il momento è veramente difficile. Noi faremo di tutto per cercare di evitare aumento di tasse e peggioramento di servizi sociosanitari, però vogliamo un confronto continuo con il governatore, che allo stato attuale manca. È una variazione di bilancio molto particolare, perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022, per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale. Ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana, vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPD, sul trasporto ferroviario regionale, vengono sottratti soldi, 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. I treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Ci sono stazioni, basta andare la mattina a fare un giro delle stazioni toscane per vedere pendolari che attendono il passaggio del treno anche 40 minuti, treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle, autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale. E è un settore questo che si può permettere di vedersi sottrarre 25 milioni di euro. Le infrastrutture, la Firenze-Pisa-Livorno, è una struttura forse che si può permettere di vedersi sottrarre dei soldi nel 2021 per essere destinati nei triennio a venire. E poi l'ultimo, permettetemi un altro passaggio, il mantra mondiale della sinistra, soprattutto della sinistra toscana, che ogni giorno ci ripete il mantra della transazione ecologica. E le immagini di Greta Thunberg, osannata come l'eroina dell'ambientalismo del terzo millennio, la Regione Toscana oggi taglia 8 milioni di euro alla transazione ecologica e all'efficientamento energetico. 8 milioni di euro che erano previsti per l'efficientamento energetico del 2021, rimandati al prossimo triennio. Quindi o il mantra serve solo in conferenza stampa, o evidentemente c'è un cortocircuito che non torna. La variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la Regione Toscana, per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo. Ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori, potrebbero essere letti così, sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più. Ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese
che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione, di realizzazione, di cronoprogrammi in molti progetti, e questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo, ma soprattutto della capacità della regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo. La Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana ha presentato a Palazzo del Pegaso la campagna di comunicazione per il contrasto alla violenza di genere, sostenuta dai soggetti della grande distribuzione. Obiettivo: diffondere in modo capillare la conoscenza del 1522, il numero unico per denunciare le violenze contro le donne, come conferma la Presidente della Commissione, Francesca Basanieri. Non è soltanto una campagna per promuovere il 1522, ma è una serie di iniziative fatte assieme alla grande distribuzione, e l'elemento importante è che tutta la grande distribuzione presente in Toscana si è attivata contro la violenza contro le donne. Questo è un elemento importante perché? Perché la capillarità con cui può arrivare un messaggio mandato all'interno dei negozi della grande distribuzione è un elemento che serve a tutte le donne che sono vittime di violenza. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di amplificare il numero 1522, il numero appunto che tutte le donne che sono vittime di violenza o di stalking possono accedere per chiedere aiuto, ma anche lavorare affinché queste cose non accadano, e quindi costruire all'interno delle strutture, dei negozi, della grande distribuzione, formare del personale affinché sia una sorta di sentinella antiviolenza, cioè riesca a comprendere le persone, spesso persone e donne fragili, che sono in quel momento vittime di violenza. E le donne possono trovare nelle persone che magari conoscono, perché quotidianamente vanno a fare la spesa, a comprare il pane, un appiglio per poter chiedere aiuto. Quindi la possibilità di lavorare assieme alla grande distribuzione fa sì che l'aiuto alle donne sia ancora più forte, più profondo e, ripeto, il messaggio sia più capillare. In questo modo riusciamo a raggiungere più donne possibili, e più donne possibili in maniera forse anche più naturale che andare, per esempio, in una stazione dei carabinieri, possono finalmente chiedere aiuto. Rilanciamo la campagna per la conoscenza del numero antiviolenza e antistalking nazionale 1522, un numero fondamentale per conoscere la rete antiviolenza attiva sul proprio territorio di riferimento, ma non solo, appunto, perché la violenza contro le donne si combatte soprattutto dal punto di vista culturale, e quindi anche promuovere una cultura del rispetto, della parità, contrastare gli odiosi e intollerabili stereotipi di genere che ancora oggi purtroppo permangono all'interno delle nostre società diventa fondamentale. Quindi voglio davvero ringraziare tutti i soggetti della grande distribuzione che hanno aderito alla Commissione regionale Pari Opportunità per questa iniziativa, perché è importante lottare tutte e tutti insieme contro un fenomeno che purtroppo è ancora ben radicato nella nostra società. Non è un fenomeno emergenziale, ma è un fenomeno purtroppo strutturato e quindi ancora più difficile da radicare. I numeri li abbiamo presentati ieri grazie al lavoro preziosissimo portato avanti all'Osservatorio Sociale Regionale, e ci dicono che su questo fenomeno occorre ancora oggi tenere alta l'attenzione, perché non è possibile che ci siano ancora oggi vite di donne interrotte, ma anche di figli e di figli che sono loro stessi vittime di violenza o che assistono appunto a episodi di violenza. E quindi l'impegno da parte di tutte e di tutti, anche degli uomini, perché il tema della violenza di genere, così come le disuguaglianze di genere, non è un problema delle donne, ma è un problema della società, e quindi dobbiamo davvero affrontarlo tutte e tutti insieme. Gli sforzi sono tanti, come dicevo ci sono reti antiviolenza attive sui territori. Io voglio ringraziare, lo faccio anche in questa occasione, le operatrici e le volontarie dei centri antiviolenza, delle case rifugio, che svolgono un lavoro straordinario da questo punto di vista. Questo è un fenomeno purtroppo che non accenna a diminuire, proprio perché, come dicevo prima, affonda le proprie radici negli stereotipi, nelle disuguaglianze che ancora oggi esistono all'interno delle nostre società, e quindi occorre agire lì, occorre educare le giovani generazioni alla
cultura del rispetto, della parità, dell'uguaglianza. Occorre educare donne consapevoli delle proprie libertà e dei propri diritti, ma anche uomini che sappiano rispettare mogli, madri, compagne, ex compagne che magari decidono di dire basta, perché la violenza si annida, lo sappiamo bene, molto spesso nelle mura domestiche, ma anche nei luoghi di lavoro, nei luoghi di svago e di socialità, e quindi non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo noi per primi, come istituzioni, lavorare ancora di più su questo, a partire, io credo, dalle scuole, perché è lì che si formano le cittadine e i cittadini del presente e del futuro.